Sì, va bene. Buono, ciao, ben arrivato intanto. Una trattativa che ti ha portato a Vicenza, quanto si è capito, molto molto rapida. Sì, ho sentito di Vicenza qualche giorno fa, il procuratore me ne ha parlato e mi hanno voluto molto insistentemente e sono contento perché è una bella piazza, è una buona squadra, ho visto la Rosa, è una buona squadra, anche se è un periodo un po' complicato adesso, sono sicuro che la squadra ha tutte le qualità per uscirne fuori da questo momento. Senti, per quanto ti riguarda, no? Noi guardiamo il curriculum, ovviamente non si può non notare che negli ultimi 2 anni e mezzo hai giocato veramente poco, no? Poi là si legge il solito problema al ginocchio. Ci puoi spiegare cos'è stato questo poco? Cos'è questo problema, sì, al ginocchio? Quando ero a Ferrara ho avuto un problema al ginocchio nel tendine rotuleo, però. L'infiammazione al tendine. L'infiammazione, no? Bravo. Okay. Però è più di un anno che comunque mi alleno regolarmente con la squadra, ero l'Udinese, mi allenavo regolarmente con la prima squadra, non ho mai saltato un allenamento e quindi sto bene, l'unica cosa che mi manca è la partita. Ci puoi dire le tue caratteristiche tecniche per presentarti ai tifosi e qual è la posizione in campo che prediligi e magari anche il modulo tattico che prediligi? Io nasco come play, comunque anche quest'anno il mister Nicola mi ha utilizzato anche in diverse posizioni del centrocampo, anche come mezzala, come trequartista anche. Addirittura anche mi ha impiegato come difensore, quindi mi ha dato in tutte le parti del centrocampo, anche dietro. Sì, quindi tu in un centrocampo a tre puoi fare sia il centrale che la mezzala eventualmente. Sì, sì, sì. Ti definiresti più un giocatore, un interditore o un costruttore di gioco? Più un costruttore, anche se adesso il play deve saper fare tutto, deve saper costruire, deve essere bravo anche in fase di interdizione. Il tuo idolo, visto che sei giovane, avrai il famoso poster o comunque... Mi è sempre piaciuto Pirlo, anche se adesso non gioca più, comunque è stato uno dei miei preferiti e poi comunque ci sono altri giocatori fortissimi come Modric, come Kroos, che a me piacciono tantissimo. Quindi è un giocatore un po' diverso da quello con il quale ti hanno battezzato un po', si legge in giro, ti hanno battezzato come il Vieira bianco, queste cose un po'. Sì, da... sì, mi avevano battezzato così, però io non mi sono mai rivisto in Vieira. Tra l'altro questo è un po' un mal costume dei ma il costume dei giornalisti battezzare i giocatori che escono dalla primavera con questi paragoni un po' pesanti. Tu senti di averlo pagato un po' questo paragone nella tua carriera? No, assolutamente no. Delle volte ci sono anche delle aspettative rispetto a quello che con cui viene battezzato un giocatore. Sì, ci sono delle aspettative, però comunque io sono tranquillo e vado dritto per la mia strada. Da giovane, hai avuto un esordio veramente fulminante, no? Insomma, quelle poche apparizioni che hai fatto in Serie A, poi insomma, tutto quello che si diceva, si scriveva di te, poi un pochino questo ginocchio, gli ultimi 2 anni non hai trovato spazio, anche se sei stato bene, credo che ci sia anche tanta voglia di dimostrare che quello che di buono si diceva un paio d'anni fa di te non è tramontato. Ecco. Sì, sono qui perché credo sia la piazza giusta per rilanciarmi, per mettermi in mostra e darò tutto per il Vicenza. Tra l'altro ti troverai così a impressione a contenderti una maglia con un altro 97 che è giunto, non so se l'avevi mai incrociato da avversario, sì, quando era l'Inter. In primavera, sì, incrociato. Un giocatore molto forte, ma non c'è problema, è un po' di sana competizione, comunque io sono qui perché voglio giocare, sono carico e voglio ripartire. Tu ti sei fatto un'aspettativa di quanto tempo ti ci vorrà per trovare la gamba della partita, roba del genere? Penso che prima vengo impiegato, prima trovo la condizione. Okay. Non riesci a fare una percentuale di come ti senti rispetto al tuo massimo? No, io mi sento bene, mi sono sempre allenato, quindi poi la partita è chiaramente diversa e non so adesso quanto minutaggio ho nelle gambe. Tu hai già fatto una esperienza importante di fronte anche a un pubblico abbastanza numeroso, perché a Ferrara, nonostante tu sia stato impiegato non tantissime volte, hai comunque avuto modo di trovarti davanti a un pubblico che in quel momento
in quella fase era numeroso perché la SPAL stava andando verso la Serie A. E, qui a Vicenza troverai lo stesso tipo di ambiente. Per te è un incentivo giocare davanti a un pubblico così? Certo, certamente, un incentivo sicuramente, perché avere un pubblico così, soprattutto nelle piazze in Serie C, in Serie B, non è facile trovare un pubblico così numeroso e che sostenga così la squadra. Quindi sicuramente un incentivo e in casa ci può dare una grande mano, so che anche in trasferta ci sono tanti tifosi al seguito, quindi sicuramente è un punto a favore della squadra. Il numero di maglie hai già una preferenza o aspettiamo il bagno degli incastri delle ultime ore? E l'ultima cosa per quanto mi riguarda, se non mi sbaglio, di San Daniele, tu sei proprio... Sono nato a San Daniele, però in realtà sono di Codroipo. Comunque sei friulano, insomma, sì. No? Ecco. Eri tifoso dell'Udinese, cioè frequentavi lo stadio, o... Sì. No, saprai che i tifosi dell'Udinese e i tifosi del Vicenza sono gemellati, sì. Non so se anche tu da tifoso sei cresciuto con questa cultura del gemellaggio fra le due tifoserie, se l'hai vissuta in qualche modo? No, non l'ho vissuta, io ero piccolino, andavo allo stadio e tifavo Udinese. Comunque i miei genitori tifano Udinese, tutta la mia famiglia tifo Udinese, quindi... Sì, no, credevo che magari ti fosse stato, fra virgolette, insegnato fin da piccolo, guarda, i vicentini sono nostri amici e guardali con simpatia, ecco, sì, del genere. Invece non ti era capitato. No. Ok. Facciamo...